per provare a ripercorrere il giorno numero 2, ma del girone di andata, con 10 punti portati in dote da parte dei blu cerchiati, perché la classifica per il momento è una classifica che può ritenersi soddisfatti. Hanno 4 partite da dover disputare con ancora 12 punti in palio. Dall'altra parte invece abbiamo un Hellas Verona che conduce la classifica. Abbiamo parlato di esordio e fa il suo esordio in questa Serie A Team X-Fentix. Lo troviamo per la prima volta Federico Ortu con la maglia dell'Hellas Verona in questa stagione. Come possiamo leggere questa scelta da parte dell'Hellas? Perché dall'altra parte c'è una Sampdoria che deve puntare dritto all'obiettivo. Secondo me il fatto di avergli messo a fianco Karim è un segnale. Nel senso, abbiamo tutti visto quello che ha dimostrato Karim anche in questa edizione, ciò che sta dimostrando anche in queste giornate, nel giorno di ritorno. Mettergli a fianco Fenty, metterlo a fianco a Fenty sicuramente può essere una scelta strategica, anche perché avranno giocato tanto insieme. Karim Isbeck sicuramente sa quali sono magari i punti deboli del suo compagno, sa quali sono i punti di forza, sa dove può aiutarlo con la sua abilità, come abbiamo detto, come abbiamo visto in questa giornata. Qui c'è la mano, secondo me, di Felpato, il coach, che l'ha vista lunga, perché Karim e Fabio Rabi sono compagni di squadra durante la stagione delle Global Series, quindi si conoscono veramente, credo, alla perfezione. Quindi per sparigliare un po' le carte avrà preferito schierare Fentix, che invece magari, sai, Fabio Rabi conosce sicuramente meno, perché avendo come compagno di squadra appunto l'altro player giallo-blu, di partite ne avranno fatte veramente tante, e chissà che proprio questa mossa a sorpresa non possa risultare poi vincente. Tra l'altro anche grandi sorrisi, clima abbastanza disteso dall'altra parte. Sì, perché poi pensando anche al match di andata, giocò Fabio Rabi contro Karim e vinse Fabio Rabi per 3-2, quindi anche cercare di avere soluzioni completamente differenti. Però adesso proviamo, è difficile, proviamo ad entrare nella testa di Fentix, perché ti ritrovi qua la prima partita da dover affrontare. Ovviamente vuoi fare bene, perché vuoi mandare un segnale anche a quella che è la tua squadra, con un Karim che sta performando in maniera assurda. Però qua si è chiamato anche in questo caso a fare il risultato, perché la squadra non è composta da una persona, si chiama squadra per un motivo ben chiaro. Sì, Fentix però è molto sicuro di sé, ne abbiamo parlato anche prima con lui, prima dell'inizio. Lui ha detto: io vado lì e vinco. Lui è tranquillo, lui è fiducioso, e soprattutto adesso l'Hellas Verona deve essere consapevole che gli basta un punto per la matematica del winner bracket. Quindi abbiamo la matematica, hai fatto i calcoli. Sì, gli basta un punto. Quindi insomma, anche questo giusto per non mettere pressione a Fentix, ecco. Che probabilmente adesso si è messo le cuffie, così non ci sente neanche, diciamo, neanche anche più. Così magari Fentix ci sente, che potenzialmente anche se perdessero tutte potrebbero farcela, perché ci andrebbe comunque una serie di risultati incatenati dietro per farli arrivare al quinto posto. Ti stai lanciando in qualcosa di molto difficilissimo, difficile, non lo farò. E non farlo, esatto. Andiamo in partita, Sampdoria contro Hellas Verona. I blu cerchiati a gestire il primo possesso con Ibrahimovic sulla destra per Singo. Ibrahimovic, Zidane a scambiare con Ibra dentro l'area. Pallone fuori per Zidane che calcia con il sinistro. Chiusura da parte di Tomori, e allora calcio d'angolo. Pronto Gullit, si avvicina Ibrahimovic. Servito lo svedese. Gullit, Leao, Ronaldo, gira per Singo. Prova a puntare con il portiere, anche che esce rischiando tanto. Ancora Singo però, spalle la porta. Sempre numero 18 in possesso, due uomini che lo circondano. Alla fine arriva la palla recuperata da parte dell'Hellas. Teo Hernandez, Gullit, gira per Cuadrado. Sale qui il colombiano. Ancora Cuadrado, converge verso il centro, poi d'esterno a cambiare lato per Teo Hernandez, da terzino a terzino. Pogba, Ronaldinho, Cuadrado, Pogba, Gullit, Cuadrado. Viene incontro Ronaldo per giocarla. Pogba, Zidane, Pogba, scambio fra i due francesi. Gullit, scambiare con Pogba, di nuovo Gullit, verticale per Ronaldo. Pogba, Gullit, Pogba di prima per Ronaldo, chiusura da parte di Tomori. E qua ho visto una ricerca per muovere quelle che sono le pedine
in campo, però non c'era lo spazio per far passare il pallone. Però attenzione, perché siamo dall'altra parte con Singo, che può andare dentro l'area di rigore. Attenzione a quel movimento del portiere, sempre rischioso. Se Fabio Rabi se ne accorge, può colpire. Leao dentro verso Ronaldo, arriva alla chiusura, ma c'è anche la posizione regolare, offside. Sì, un paio di squilli sia da una parte che dall'altra. Abbiamo visto Fabio Rabi arrivare con più convinzione in area di rigore da una parte, dall'altra invece un Fentix alla ricerca spasmodica di questi scambi veloci nello stretto, che forse mi sono sembrati a un certo punto anche un po' fini a se stessi. Però una partita anche questa molto tesa, entrambi sanno l'importanza di questi tre punti in palio. Gullit, Zidane, Teo Hernandez, e tiene lì il francese, deve riniziare da Gullit. Pogba, Gullit, Ronaldo, doppio passo, calcia con il sinistro, trova il varco, trova lo spazio giusto e gol dell'1-0, primo da parte dell'Hellas Verona con Fentix. Che gol questo di Fentix, indica la testa perché se l'è giocato nell'1v1 con il doppio passo a far finta di andare da una parte, invece poi stringe verso il centro col mancino, 5 di piede debole, R9 non sbaglia quel tiro ad incrociare, ma se l'era costruito da lontano, perché lì sulla fascia non avesse fatto quel doppio passo a tornare indietro con Teo, avrebbe perso il possesso. Lucio a chiudere, Leao, Gullit, Vieira, Zidane, Ibrahimovic, gira per Singo, cercato tantissimo su questa fascia. Vieira, Gullit, cerca lo spazio per Ronaldo con il pallone che rimane lì, lo scambio con Zidane, poi ancora Ronaldo dentro per Leao, poi arriva la chiusura da parte della difesa scaligera. Adesso attenzione perché si può ripartire con Ronaldo che non lancia Ibrahimovic, poi rischia tanto, perde palla solo per un istante perché Gullit ci mette una pezza. Serve Teo Hernandez d'esterno sulla destra per Cuadrado. Lucio, Cuadrado, Gullit, Pogba, Ronaldinho, Zidane, Pogba, prova ad accelerare con questo pallone forte che colpisce l'avversario, però alla fine la Sampdoria ritrova il contatto con la sfera. Vieira, Zidane, Ibrahimovic, Zidane, Singo, Vieira, guadagnare terreno e a guadagnare campo. Si torna sempre sulla fascia destra, stavolta Zidane e non Singo. Ronaldo può puntare il colpo di tacco, non era male come idea, però attenzione qua perché la palla viene recuperata. Leao vince il rimpallo, poi si è iniziato a Vieira, Gullit prova ancora a cambiarla, altro rimpallo favorevole alla Samp, c'è la Ronaldo, va dentro per Zidane, prova a calciare il pallone, non vuole allontanarsi dai piedi dei giocatori blu cerchiati. Alla fine però l'Hellas Verona si salva. Chi è tornato due o tre volte a Fabio Rabi lì in zona pericolosa, è stato freddissimo Fentix a marcare. Attenzione qui al lancio lungo per Ibrahimovic, la mette giù, calcia Ibra, poteva servire nel mezzo il compagno, decide di fare tutto da solo e fa bene, 2-0. La rapidità di Fentix ancora una volta si vede tutta con questo lancio qui a cercare l'inserimento di Ibrahimovic, che la deve solo controllare, però precisissimo anche il timed finishing. 2-0 e al momento la scelta del coach del Verona che si rivela vincente. Due reti da recuperare per Fabio Rabi, che ha provato a costruire proprio prima di subire la rete del 2-0. Pogba, Zidane, gira per Singo, corre il numero 18, poi dentro per Ibrahimovic che cerca il cross, alla fine guadagna un calcio d'angolo, scuote la testa Fabio Rabi non soddisfatto della sua prestazione. Gullit vicino per Ibrahimovic, Gullit, Leao, pallone che rimane lì, Zidane, Ronaldo a cercare Singo, non l'uomo migliore in quella posizione. Tomori però magistrale con il piedone a sventare il rischio. Qui arriva il break da parte di Patrick Vieira che recupera il pallone. Zidane, Gullit dentro per Leao a cercare il varco, poi Vieira ancora a scambiare con Leao che stavolta non sbaglia. Gol del meno uno da parte della Samp, l'ha costruita, l'ha cercata e alla fine ha trovato la rete. Bellissimo gol questo di Fabio Rabi, perché la palla di ritorno di Vieira lì non era per niente scontata su Leao, che gliel'aveva passata praticamente da 2 centimetri, poi il driven di destro lì non poteva che insaccarsi. 2-1, abbiamo una partita. È una partita completamente da vivere. Dopo i primi 42 minuti conduce l'Hellas Verona per 2-1 con la Samp che ha accorciato qualche istante fa. Cuadrado, Lucio, Gullit, Pogba, Cuadrado,
cambio di lato per Theo Hernandez, è isolato qui il francese. Zidane, Gullit, Pogba dentro per Ronaldo che cerca l'elastico e trova anche un gol fantastico, si gioca l'uno contro uno, punta l'avversario, non sbaglia, 3-1 Hellas. L'ha guardato occhi negli occhi, l'ha sfidato, ha detto dove vado, e poi con il reverse elastico se l'è portata dove non se l'aspettava Fabio Rabi, l'ha punito anche sul movimento del portiere. 3-1 immediato, di nuovo il doppio vantaggio di Fentex. Un gol che arriva al minuto numero 45, adesso la Sampdoria prova a correre con Ronaldo, uno contro tutti, sono troppi. Lucio chiude, pallone che finisce fuori, finisce anche il primo tempo con l'Hellas Verona che conduce per 3-1. Venom, una partita che la stiamo vedendo con un Fentix in spolvero. Che prestazione di Fentix, mamma mia, incredibile, non ha concesso praticamente nulla dietro se non poi quel gol che è arrivato al 42 minuto con una gran giocata di Fabio Rabi, però davvero Fentix davanti un cecchino. I due gol davvero per come sono arrivati inaspettati, perché sul primo ci si poteva aspettare il passaggio a destra, invece doppio passo a sinistra, sul secondo ci si poteva aspettare uno scontatissimo passaggio in mezzo, invece lui ha fatto il time verde, l'ha messa dentro e quindi adesso 3-1 più 2 e anche Fentix ha preso una sicurezza per questo la Sverona. Ripartiamo dal 3-1 con l'Hellas Verona che gestisce il primo possesso della ripresa. Gullit, Ibrahimovic, sbaglia tutto, pallone perso, vediamo se ne approfitta la Samp. Leao, Gullit, lancio lungo per la velocità da parte di Ronaldo, sponda dentro per Ibrahimovic, inizia benissimo il secondo tempo di Fabio Rabi. Lo ha ripagato con la stessa moneta qui Fabio Rabi, perché nasce tutto da un lancio lungo, bellissima poi la sponda dentro per Zlatan Ibrahimovic che arriva a rimorchio e inchioda per il 3-2, era quello che serviva qui, un episodio subito positivo per Fabio Rabi in avvia di ripresa. Ha iniziato nel migliore dei modi questo secondo tempo Fabio Rabi, è arrivato anche subito la pausa da parte di Fentix, probabilmente questo gol nasce da qualcosa che non è andato a sistemare, perché arriva subito la pausa, penso sia una cosa del genere, poi vedremo se effettivamente sarà così. Adesso ancora una volta la Sampdoria che insegue con una rete di distanza, eccolo qui, è arrivato il cambio perché c'è dentro Leao, è uscito Ibrahimovic. Matteo, te l'aspettavi? No, perché sappiamo l'importanza anche di Ibrahimovic in certe fasi delle partite per tenere la palla con qualche sponda, secondo me è uscito un po' troppo presto. Tu Hernandez intanto sulla fascia ancora una volta, cercare il varco, cercare lo spazio, viene però chiuso dalla Samp. Ibrahimovic, Gullit, l'alza verso Ibra, pallone recuperato dall'Hellas. Leao, Cuadrado, cambio di lato per Theo Hernandez, c'è sempre tantissimo spazio su quella fascia. Gullit va ad andare nel mezzo, in verticale, pallone però recuperato da Fabio Rabi che prova a ripartire ma lo fa male perché regala la sfera al suo avversario. Scambio di doni da una parte e dall'altra, Zidane ringrazia. Gullit, Theo Hernandez, Gullit, sale qui il giocatore olandese, vuoi cercare il lancio per l'inserimento di Theo Hernandez, Gullit a lottare, a ringhiare sul pallone. Adesso Theo, Gullit, Zidane nel mezzo per Ibrahimovic che prova a cercare Ronaldo che si stava inserendo, non si sono intesi i due, però questa poteva essere l'occasione del 3-3. Sì, occasione pericolosa questa, perché Fabio Rabi sembra essere salito di giri e sta attaccando con più convinzione l'area di rigore del Verona, anche gestendo un po' più la palla negli ultimi metri. Gullit, Ibrahimovic opta per il lancio lungo con chiusura da parte di Lucio, poi Szczęsny va a servire Theo Hernandez. Lucio, Gullit, Zidane, Ronaldinho, va a cercare la profondità per Theo Hernandez, ha letto bene la situazione, Singo, pallone recuperato, Vieira, Gullit, Ronaldo, Zidane, Singo, Zidane, Vieira, cercare Leao che poi cerca a sua volta Ronaldo, ma Lucio al posto giusto, al momento giusto, prova a correre Zidane per la ripartenza, arriva sempre lì ai confini dell'area di rigore, si perde il pallone, poi si corre subito dall'altro lato. Cuadrado con Theo Hernandez che tocca ma non basta, Pogba, Tomori d'esterno per un isolato Theo Hernandez, vediamo se cerca la giocata o va da solo. Gullit, Pogba, Gullit, Pogba, di nuovo per Gullit con chiusura da parte di Vieira,
una partita che sembra essersi spenta con le difese protagoniste. Sì, è diventata una partita praticamente a scacchi questa tra le due, con Fentix che è al momento molto ordinato e Fabio Rabi che non riesce a scardinare, però poi le ripartenze del Verona sono molto disordinate. Zidane, vediamo se adesso riparte con più ordine, ma la palla viene persa. Tomori, Vieira, Gullit, Zidane, limite dell'area, scambiare Ronaldo, Leao, Ronaldo, poi Zidane, finta di tiro, Zidane allarga per Leao, palla fuori, Ibrahimovic, Gullit al limite, Ronaldo che la gira, questa Matteo faccio fatica a capirla. Sì, un passaggio qui che onestamente non ho capito, perché forse poteva girarsi e attaccare l'area di rigore, però se l'era costruita veramente benissimo, ci ha fatto vedere anche il tiro cancellato, che era giocata tipica di FIFA 20, un po' inusuale quest'anno, però appunto queste giocate magari possono contribuire a sorprendere un Fentix che al momento lì dietro non sta vacillando. Tanto Teo Hernandez a tutto campo, arriva fin l'altra parte vicino all'area di rigore, ancora Teo Hernandez, ormai da qualche minuto in possesso di palla, Gullit, Pogba, Gullit, Leao, elastico, Leao se n'è andato, Leao, Rafa Leao, Fentix cosa si è inventato, giocata sublime, giocata da favola, 4-2 Hellas. Mamma mia, ma dove è passato qui, più che Fentix sembrava David Copperfield, palla c'è, palla non ce la fa sparire, poi riappare alle spalle del difensore di Fabio Rabi, poi dolcissimo anche nel concludere con questo driven d'esterno, l'ha controllata, ha anche fermato la corsa per evitare che gli scappasse via dai piedi, veramente questo probabilmente il gol di giornata se non di tutto il girone di ritorno del gruppo A. Questo è un gol che vorrei vedere, rivedere, rivedere e rivedere ancora, perché ha fatto una cosa pazzesca, però guardando anche lato Sampdoria è un Fabio Rabi che non lo vedo soddisfatto di quello che sta facendo, e anche il volto è emblematico da parte sua. Sì, perché aveva da qualche minuto ormai il pallino di gioco in mano, però quando arrivava lì negli ultimi metri faceva fatica a velocizzare, perché era schieratissima la difesa di Fentix, difficile poi quando è così compatta la squadra avversaria a trovare il varco giusto. Si stava difendendo molto bene con questo pressing alto, però è arrivata questa invenzione da parte di Fentix che gli ha regalato il più 2 a 10 minuti dalla fine. Sono ancora 10 minuti da giocare, sappiamo essere un'eternità, ma bisogna prima recuperare il pallone. Kim verso Ronaldo con Tomori che la sporca, poi arriva Teo Hernandez che la recupera, ancora Teo prova a correre, poi in verticale verso Gullit, tocca solo per un istante, poi Ronaldo riesce a girarsi, ancora Ronaldo, la porta sul destro, prova a danzare sul pallone, spalle la porta, cerca anche di girarsi, pretende troppo qua Fentix, che prima ci aveva fatto vedere grandi cose, stavolta è stata brava però la difesa a chiudersi. Qua Teo Hernandez rinizia, Szczęsny, pallone allargato sulla destra, 84 sul cronometro, Cuadrado, Gullit di prima intenzione per lo scatto da parte di De Ketelaere, si è inserito Ronaldo, va da solo il belga, la tiene lì il numero 22, ancora Charles De Ketelaere che qua sbaglia tutto con Teo Hernandez che recupera, adesso si può ripartire con il contropiede anche se la difesa sembra essere schierata. De Ketelaere va in verticale per Ronaldo, giocarsi l'uno contro uno, Ronaldo suola, ancora Ronaldo sempre sul pallone, poi De Ketelaere, Ronaldo cerca la finta chiusura da parte dell'Osio e qua probabilmente si spengono le speranze da parte della Samp, no attenzione perché la palla viene clamorosamente persa, De Ketelaere chiusura di Tomori, non è ancora finita perché ce l'ha sempre Charles De Ketelaere che cerca il cross nel mezzo per Ibrahimovic e poi la ritrova lì il portiere, e adesso sì che la partita è finita con l'Hellas Verona che si porta a casa i 3 punti, ha provato in tutti i modi nel finale la Samp di Fabio Rabi a trovare una rete per dare speranza a questa gara. Sì, ci ha provato in questi ultimi minuti anche con delle belle azioni, però è stato bravo, anche fortunato qui in un paio di occasioni. Bene.